giorno si riprende alla grande con grande lavoro dell'arte bianca. Quest'oggi abbiamo la quota rosa, l'unica quota rosa di tutto il nostro Pizza Talent Show. Romina Mari, tra l'altro non hai fatto neanche molta strada, insomma, no, perché vieni da Rimini, sì, insomma, hai come cognome anche Mari, quindi insomma sei proprio originaria del posto. Senti, nel frattempo che tu cominci a lavorare, insomma, io volevo un attimo raccontare la tua storia, che tra l'altro è molto interessante, perché Romina collabora con il ristorante pizzeria del fratello. Lei però si trova per caso a fare questo lavoro, perché lei se n'è andata in Guatemala a lavorare, ha vissuto la sua vita in Guatemala, insomma, tra l'altro è laureata in scienze diplomatiche e internazionali, quindi insomma aveva la sua vita, è tornata in attesa di ripartire. Il fratello le ha chiesto un piacere, quello di collaborare con lei, e alla fine insomma è diventata pizzaiola perché c'era la necessità di lavorare come pizzaiola. E non te ne sei più andata? No, non me ne sono più andata. Sei rimasta proprio a fare la pizzaiola? Ho iniziato a iniziare con la pizza, una volta fatta per me, una volta la facevo mio fratello, i miei genitori, e poi mi sono appassionata non solo alla pizza, anche alla cucina, perché non sapevo fare niente. Poi, sapevo fare le ciambelle. Forse viene visto un po' come mestiere maschile, sì, credo. Sì, infatti, no? Insomma, si insomma, stupiscono tutti. Anzi, forse gli uomini tentano di preservarsi questa cosa, è vero? Però, forse un tempo. Insomma. Però devo no, dire ora no, che... ora no. Che ho avuto delle due ottime collaboratrici donne che, senza nulla togliere ai maschietti, sono state le mie migliori collaboratrici. Senti, tu stai presentando una pizza che la si pizza chiama Osteria del Porto, che è con mozzarella, stracchino, rucola, sì, funghi champignon, sì, brisaola, scaglie di parmigiano. È una giusto? Pizza che si inforna in forno bianca, gli metto un pochino di mozzarella intorno per non far alzare troppi bordi e per fare in modo che lo stracchino non si squagli troppo e quindi poi fuoriesca, un pochino d'olio appunto per non far alzare i bordi. È una pizza che va bene tutto l'anno, ma è una pizza che io propongo molto d'estate perché è una pizza fresca. Senti, nel frattempo mi devi dire, davanti alla telecamera, a coloro che sono col ditino sul mouse, sì, pronti a scrivere, a cliccare mi piace oppure a vedere il tuo video, il motivo per il quale ti dovrebbero votare. Mi dovete votare perché sono piena di passione e con la passione si smuove il mondo. Brava! Veramente sembra la finale di Miss Italia, davvero. Questa. Grazie di essere stata con noi.